Che se tu giochi in uno stage stretto, giochi meno neutral. Più lo stage stretto, meno giocherai neutral. Ok, ragazzi, vediamo il Mario. E mi vediamo sa il che caso. Non è button check, si no. comincia così. No, no, mi sembrano belli seri. Mi sembrano belli seri e belli carichi. E lo stage è uno stage abbastanza piccolo, più o meno. Con una blast zone anche molto piccola. Quindi, ragazzi, si comincia così. Comincia la top 8, iniziamo subito con un electric. Sì, comincia subito. E Ludo con una bella skin americana. Comunque esibire la sua origine. Esatto. Nonostante questo, vediamo se People riesce subito a capitalizzare da questa conversion. Buona la reversal. Starta così una bella combo di Mario. Converte in tanta buona percentuale. Sì. Bravo. No, infatti, ricordiamoci che comunque tra i due personaggi anche Mario le sue combo le ha. Magari gli manca la terza piattaforma. Eccolo, Gates of Hell, eccoli lo manda offstage. I Gates of Hell sono fortissimi perché a prescindere ti mandano nell'angolo peggiore in cui tu possa essere mandato. Cioè ti fanno settare edge guarding pazzeschi a prescindere che alcuni proprio non ci tornano da lì. Mi sa che con questo down B si è salvato Pipwolf. Sì. E c'è la... Si aggrappa all'edge ma si becca l'up smash. Non riesce a sfruttare rage drive. Importantissima questa kill perché il rage drive era lì. E questa sarebbe stata una kill con Rage Drive. Quindi Ludo si porta avanti una stock. Ha iniziato bene, gestito bene le combo. Adesso insomma proverà probabilmente a rallentare un po' il neutral per non insomma per cercare di raccare un po' i danni. Buona la DI da parte di Ludo che evita questo back air. Ma arriva! Bravo Pipwolf, riesce a prendere la stock. Non era scontato perché ha fatto un bel DI mix up come hai detto Ludo, esatto. per evitarsi una conversione. E qua di nuovo sfrutta comunque le piatte per raccare tanti danni su Kazuya. Nonostante si sia beccato questo Dragon Uppercut, Ludo comunque si rialza. Starta con le sue ottime combo. Adesso potrebbe trovare anche la stock, magari da una bella interazione in cui riesce a vincere il neutral. Attenzione. Ecco che Pipwolf non ci sta. Okay. La combo viene interrotta dal back air. Sì, no, è bravo Ludo perché sembra sapere bene cosa fare durante le combo di Kazuya tra di high, reverse, quando uscite con aerial. Quindi per ora sta reagendo bene. E Pipwolf i suoi neutral li ha vinti, ma non è riuscito a fare. Attenzione. Buonissima quella fireball. Intercetta la recovery di Kazuya che. Sì. Non è facile. Esatto, non è facile, ma in realtà Mario si è sfruttato bene, ha i buoni tool per edgeguardare Kazuya. La palla di fuoco è veramente buona. Sì, diciamo che Kazuya non è facile da edgeguardare in termini tradizionali perché tende a recuperare sempre molto basso. Mario Time! Attenzione! Mamma mia, ragazzi! Incredibile la Mario Time di Ludo che lo porta sull'1-0. Che conversione! Bravo perché ho super ottimale. Tutti e tre le stock che ha preso è partita sempre una conversione a centro stage. Le prime due le ha convertite verso l'alto con la piattaforma e questa qui invece è andato anche a sfruttare la pesantezza di Kazuya. Insomma, Mario Tai l'abbiamo visto. Ha giocato molto bene sia in maniera difensiva mixappando le DI sia in maniera offensiva perché aveva delle combo, delle conversioni, come ha detto anche Dan, veramente on point. Hanno bannato e scelto lo stage in un secondo, Pipwolf. Voleva insomma correre andare qui e andiamo su insomma uno stage con una piattaforma centrale, quindi un layout leggermente diverso, potrebbe... un po' più piccolo, sì, più piccolo, magari meno funzionale a Mario. Aspetta, attenzione, di nuovo così la Mario Time. Niente, tutto quello che stavo per dire, stage meno, un po' meno funzionale a Mario. E insomma, se ne ha già prese due, Pipwolf non è... Ludo sta giocando in maniera veramente incredibile. Sì, riesce ad approcciare... però ecco che Pipwolf starta la combo, ottima Ferps sulla piattaforma, non riesce a convertire però. Sì, no, diciamo Ludo... Attenzione, un paio di tech mixate. Anche a livello psicologico, queste stock, per quanto caso sappiamo che con l'interazione te le può prendere, perdere una stock così, dopo che hai perso il game così, non è facile, anche da questo punto di vista. Ottima combo, conclude con questo fair, non è Mario Time, non lo porta off stage, ma comunque i danni ci sono. Quella può prendere la stock. Ludo veramente, insomma, è partito fortissimo, sta convertendo bene, attenzione. Riesce però, insomma, a mantenere la stock, situazione ledge trapping. Non riesce a intercettarlo con questo B. Questo potrebbe essere stock. Ecco che arriva, electric up smash, non prende la stock. Senso. Adesso una stock comunque piena di vantaggio. C'è quel rage drive. Arriva l'up smash. Ludo si mette in un ottimo vantaggio. Tre stock contro una. Sì, diciamo che il match sta andando game sta andando veloce, ma magari non nella direzione in cui ce l'aspettavamo da questo punto di vista. Perché Ludo si è portato a casa la prima stock subito e la seconda in un buon tempo. E invece Pipwolf, che dovrebbe avere il personaggio da cui ci aspettiamo la stock, non riesce. Guarda che bravo Ludo a convertire le combo. Attenzione. Però sì. Ecco, Electric Up B conclude tutto. Comunque la lead ce l'ha bella grossa Ludo. Sì. Però attenzione il set B. Sì. Aspetta. Attenzione. Attenzione. Gates of Hell lo manda off stage.
Laser cerca di intercettare, arriva col downer, sì. Non arriva in tempo. È giusto, giusto. Però, insomma, si è raccato tutta la percentuale. Questa potrebbe essere stock, e lo è. E arriva in un attimo, Pip Wolf si riporta almeno stock pari. La stock, abbiamo visto quanto ci vuole per avere per prendere una stock. In questo momento Pip Wolf con una buona combo può anche portarsi la stock, dato che anche il Rage Drive. Ma Ludo non ci sta, sta giocando un ottimo ledge trap. Attenzione, arriva l'Electric. Attenzione, ha provato. Ci ha provato e poteva essere diciamo la conversione, la fine, esatto. Quel range drive che può anche sfruttare la piattaforma centrale, e adesso chiaramente Ludo cercherà di rallentare il pacing, prova a committarsi. Electric, ma sì, no, assolutamente. Regrab non punito da Ludo, che infatti vedi, tiene il centro stage, bravo, rallenta, sa che è un up smash, può portarla a casa, però attenzione, e dovrebbe essere il Dragon Up perché prende la stock. Che rimonta da parte di People. Ecco, l'avevamo chiamata, sembrava non arrivare, ma alla fine è arrivato. Bravissimo Pitfall, perché insomma il game non sembrava perso, ma quasi. E invece ha sfruttato il personaggio, ha committato un po', ma quando doveva convertire ha convertito. E quindi 1-1. Esatto, qua Pitfall ha preso belle botte per tutta la partita, ma alla fine ha detto non ci sto. È riuscito a cambiare in un playstyle molto più aggressivo, ha convertito in maniera perfetta con quelle combo. Non ha fatto neanche zero to death, perché no, ha evitato multiple combo, cioè no, è stato veramente, veramente bravo. No, no, infatti Ludo comunque è sempre riuscito a uscire da questo punto di vista dalle combo, quindi Pippo ha dovuto anche buildare danno. Forse un pochettino di passività di Ludo nell'ultima stock, quando è vero che contro Kazuya da qualsiasi vantaggio può essere annullato, però forse ha rallentato un po' troppo e alla fine insomma poi però non si può neanche dire niente, perché con Kazuya sappiamo che le stock vengono liquefatte. Si torna su Small Battlefield, che nel primo game aveva portato bene. Ha portato la bene. Gioia, sì, di Ludo, esatto. Sì, assolutamente. Quindi ragazzi, cominciamo così, down throw Electric. Okay. Buona la DI, evita il Nair. Attenzione, ecco, però ritorniamo. Quel Fair, non hai tutti veramente poco. Sì, adesso insomma si torna con attenzione. Questo ladder, sì, attenzione, sì, sì. Già, okay, block, già block, ovviamente non prenderà la stock, infatti decide di convertire in una combo. Interessante, perché invece di andare F-Smash è andato per estendere la combo verso l'alto, per attare danni, ma soprattutto per portare Kazuya in situazione di svantaggio, dove magari fa più fatica ad atterrare. Esatto, però ecco che ristarta la combo Ita col back air. Non prende la stock, ma in questo momento Ludo è molto vicino a perderla. Sì, è un B perché quel Rage Drive la può portare. Diciamo che People cercherà di prenderla senza Rage Drive, così da tenerselo per la prossima stock. Assolutamente, però ma ecco che qua, arriva, giustamente. Arriva col down B. Giustamente, per quanto il tuo ragionamento magari fosse razionalmente giusto, ha detto io non voglio andare in svantaggio. Forse per la prima volta con la stock di vantaggio è lì, ha rischiato. No! Bruttissimo SD da parte di People. Ha committato un po' troppo, si è mangiato il salto. Veramente un peccato, perché da lì in realtà poteva creare delle situazioni pericolose per Mario, per provare a portarlo giù. E continuano le combo di Ludo con le piattaforme. Attenzione, questa volta riesce a rientrare verso il centro, evitare l'ennesimo Fair che avrebbe portato via la stock. Ottimo Electric back air. Vediamo, sempre ancora. Attenzione, Mario starta la combo, cerca questo down air sull'air dodge che non arriva. No, esatto. Bravo Pippo, essere paziente. Brutto angolo a cui viene mandato. Vediamo se proverà a uscire. Prova a intercettarlo con B. E arriva l'up B out of shield. Prende questa stock a Pippo, cioè, di Ludo. Comunque Pippo ha fatto uno switch ottimo. Attenzione, la K lo mette in una brutta situazione. Di nuovo la K. Ma non riesce a fare altro. No, non è riuscito a convertire. Non è riuscito, secondo me non si aspettava neanche lui quel tipo di interazione. Esatto. Adesso Kazuya comunque con Rage Drive, quindi in un attimo poi può portarsi ad annichilire l'ultima stock di Ludo e addirittura portarsi sul 2-1. Però attenzione, brutta situazione. Altro Electric! Peccato, non è riuscito a convertire magari con un up B. No, però quasi 70 danni, certo, una stock di vantaggio e sta. Perde il vantaggio comunque a 64% dalla sua. Sì, quindi potrebbe essere paradossalmente a un neutral vinto dalla stock, e ci prova, giustamente. Qua un po' di panic option di Ludo, che nel seconda punish che missa da questo punto di vista. Ok, centro di percentuale. Qua situazione di neutral, entrambi sanno che una hit e potrebbero morire. Sì. Diciamo esatto. People un po' di meno, cioè ci vuole una buona combo. Ecco che arriva con questi F-Tilt, prende solo un po' di danno. Sì, Ludo non vuole interagire, vuole solo veramente interagire con qualche bear e poi tornare esatto. a resettare il neutral. Prova la gap mancata. Non riesce l'Electric. Ok, vediamo.
Arriva sì. La B e prende la stock. Bella, qua, bella B. Qua People sta giocando molto bene, sta riuscendo a punire questo Mario che gli salta attorno usando un'ottima get off me option che è l'up B, perché è molto pericolosa perché ti killa percentuali abbastanza basse per essere un up B out of shield. Quella B ti killa bene out of shield, è un combo ender, è un mega tool per recuperare, perché alla fine Kazuya grazie a quella B riesce a recuperare bene, veramente una mossa. Cioè, pensiamo all'Electric, pensiamo al kit di Kazuya, ma secondo me quella B è veramente fondamentale, veramente dà una spinta al personaggio incredibile. Come hai detto tu, poi anche la vediamo spesso come estensore finale delle combo, ma è una bellissima opzione autoshield, è una bellissima burst option da questo punto di vista. Ah, io dico che adesso switch, se è switch, a parametro. Potrebbe starci, appunto, io non conosco il player, ma se tu mi dici che ha una pare mitra, mi sa che... No, tiene il Mario. No, ok, ok. Ci sta pensando. No, niente. Vuole cambiare skin. Rimane sul Mario americano. Procediamo così, ragazzi. Game 4, 2-1 per Peepwolf. Peepwolf all'inizio stava andando male, ma adesso si è ripreso molto bene. Vediamo se Ludo sarà in grado di fermare questo momentum switch da parte del giocatore svedese. Sì. Ok, comincia subito con una grab, quindi possono significare danni. Ci piace molto. Sì. 63 danni alla grab, bellissimo, assolutamente. Sbaglia la Ferps, ma riesce comunque a convertire. Molto, sì, sì. Molto attenzione, bravo. Attenzione, attenzione alla K. Pensavo il fair. Riesce comunque a recuperare. Molto bravo People con questa recovery. Non si fa scoraggiare dalle K. Ok, sì. E arriva Electric Up Smash. Non è abbastanza per prendere la stock, ma comunque mette Mario in una bruttissima situazione. Sì, sì, no, assolutamente. Peepwolf ha il momentum dalla sua. È partito bene, sta convertendo bene. Anche se sappiamo che abbiamo visto che un'estensione anche dal centro con il fair di Ludo può portare la stock. Adesso tutti entrambi i personaggi cominciano a raccare la percentuale, cominciano a essere nelle varie kill percentage. Vediamo a chi va questa prima stock. Qua Peepwolf sta anche giocando un ottimo disadvantage, dato che riesce sempre a uscire dalle combo di Ludo, veramente, sì, veramente bravo. Sì, anche perché sulla carta di disadvantage in atterraggio sullo stage è brutto. Eccolo, e arriva qua. La di B. Nuovo la B, race drive potenzialmente anche conservata. Recupero, ok, mix up, bel mix up sul recupero perché sembrava brutto, ma alla fine ha mandato completamente fuori il timing di Ludo e comincia subito a riraccare di nuovo danni. In questo momento lui vuole il rage drive. Sì, con rage drive in questo momento potrebbe mettere una bruttissima situazione Mario, ma lo perde. Sì, sì, sì. Fondamentale per Ludo perché rischiava di vedersi vanificata anche la seconda stock. Quindi per ora sì, ha uno svantaggio di percentuale, ma chiaramente con un up smash magari può portarsi almeno pari stock e ritornare a giocare. Non so come abbia preso quell'area. Forse Ludo in questo momento sta giocando un po' troppo aggressivo, ma ecco che riesce ad arrivare con questa back e prende la stock. Prende la stock assolutamente. E infatti adesso sì, Ludo sicuramente è diventato meno paziente in questo game rispetto all'inizio. Ottimo, okay, fama senza rage drive va comunque male. E insomma Ludo ok, contro ancora un po' comincia a essere anche, ok, bravo, bravo, ripeto, ottimo così, sì, riesce, sì, a tornare on stage. Arriva la grab, sì, converte con una buona combo, un paio bella, di appair, bella combo, bella conversione, racca la percentuale giusta, continua a tenere People in svantaggio, adesso fa fatica ad atterrare, finalmente si riesce, ok. Bellissimo, bellissima, ragazzi, questa potrebbe essere l'ultima stock di Ludo del torneo. Sì, sì, sì. In questo momento People potrebbe anche concludere facendo un Kazuya side off stage. Sì, esatto, cioè in questo momento quella B, diciamo, di Kazuya tra race drive, suicide e varie situazioni è veramente brutta tensione. Vediamo. Oh! Ecco, oh, ok. Questo side B aereo forse sì. Non so se è un misclick o qualcosa. Esatto. Eccola arriva, qua! Sì, ragazzi, suicide! Peepwolf si porta a casa l'upset sul seed 4 del torneo. Bravissimo Peepwolf che avanza verso la loser quarter.